Dal Teatro Manzoni di Milano do il mio benvenuto su teatro.online a Barbara De Rossi, bentornata Barbara, e Grazie. Martina Colombari, benvenuta. Buongiorno. Allora, Fiori d'acciaio, un grandissimo classico di Robert Harling del 1989. Siamo di fronte a quello che non potrebbe essere più di così il simbolo della solidarietà al femminile. Assolutamente sì. Questo racconta una storia di sei donne che si ritrovano in un negozio di parrucchiere, ma si scambiano la vita. Sono persone che non solo scambiano informazioni, ma situazioni. Lei ne vive una molto attuale, fra importante, anche l'altro, attuale. perché vengo maltrattata, vengo abbandonata da mio marito, però riesco attraverso la fede a ricostruirmi una vita, a credere nell'amore, a ricredere nell'amore. Ma quello che accomuna tutte queste donne è proprio la capacità di sollevarsi da ognuna un proprio dolore attraverso la sorellanza, attraverso l'amicizia. Esatto, ognuna di noi ha una storia da raccontare, che però si interseca con quella delle altre. E ci piacerebbe che insomma tutte le donne anche che ci vengono a vedere si possano identificare, perché nonostante sia ambientata negli anni Ottanta, le dinamiche, le tematiche, le problematiche non cambiano, Sono le è stesse. attualissima, è attualissima. Che E non c'è una protagonista, diciamo che è proprio tanto. corale. Eccolo. Questo è il manifesto, queste sono tutte le nostre colleghe, proprio perché, se possiamo dirlo, Barbara, Certo. è l'amicizia la protagonista, è l'unione che queste donne riescono a fare senza invidia, senza, Esatto. soprattutto senza giudizio, e quindi con Ognuna di una noi grande vive una accoglienza. situazione. Io ad esempio sono una mamma che è pronta, una mamma Croce Rossa, una mamma che ha deciso che tutto deve andare bene, che ha una figlia purtroppo malata, una figlia malata che decide però di avere un figlio nonostante la sua malattia. Quindi noi siamo immerse in questa storia qua, ma questa storia si riflette anche in loro. Poi ci sarà una vedova che non ce la fa stare a trovare più altri uomini. Ce n'è un'altra, Luisa, che è la borbottona del gruppo, sempre, Romana. scorbutica, che però ha già avuto due o tre matrimoni, ma alla fine si ritrova da sola. E, insomma, ci sono Eccola qua. tante, tante personalità Tante e storie. tante storie. Che cosa rappresenta il microcosmo di questo salone da parrucchiere? Perché è un microcosmo, la vita quotidiana, con tutti i problemi, con le leggerezze, con le tematiche più importanti, più difficili. Che non è una linea piatta, No. perché nella vita si sale, si scende, si rimane, ma è quello che crea le emozioni, nel bene e nel male. E in che cosa queste donne sono simili e diverse tra loro? Nella generosità, nel fatto che loro comunque vogliono aiutare gli altri, vogliono stare in mezzo agli altri, hanno una parte positiva che viene espressa. Ognuno di loro ha un segreto, ognuna di loro ha una storia, ma ognuna ha la predisposizione ad aiutare. Questa è una cosa molto bella. Quello che avviene poi nei gruppi di amicizie, che adesso si sta ritrovando anche un po' nelle amicizie maschili. Io ho un gruppo di amiche, di mamme che ci siamo conosciute ai tempi dell'asilo nido dei nostri figli. Siamo in cinque, nella chat ci chiamiamo le friends. E devo dire che mi rispecchio molto, mi ritornano questi colori, questi respiri, proprio perché ognuna di noi è completamente diversa. Ma alla fine riusciamo comunque ad avere lo stesso filo conduttore, riusciamo ad avere la stessa, come se fossimo un'orchestra e riusciamo a suonare la stessa musica. È molto forte l'unione tra umorismo e profondità emotiva. In questo Se spettacolo? Sì, perché questo è uno spettacolo che salta da cose divertentissime in un attimo ad una cosa che viene fuori, perché poi non è che vengono raccontate, sciorinate così. Tutto accade come in un orologio perfetto, al momento giusto, con le dinamiche giuste, ognuna racconta la propria storia e viene fuori. Quindi comunque l'orologio è perfetto, c'è umorismo, ma ci sono anche Sì, sentimenti. l'adattamento di Michele Andreozzi è stato fantastico in Sì. questo, con la regia di Massimiliano Vado, e nonostante appunto tutti pensano che sia tratto dal film, in realtà nasceva come spettacolo Sì, teatrale esatto. e quindi è proprio perfetto per il teatro. Siamo in chiusura, volete invitare il pubblico a venire a vedere lo spettacolo? Certo. Allora, Anche a nome delle nostre colleghe che non sono con colleghe. noi. Nominiamole Gabriella Silvestri Allora, e Alessandra. Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Melicchio e Cristina Fondi. Dal 2 al 14 di Di aprile al aprile, Teatro Manzoni Teatro Manzoni di a Milano. Vi aspettiamo.